are from Calabria, the town called Sant'Onofrio. L'emigrazione che ci ha portato qui in Canada, cominciando con mio padre, ha cominciato a portare tutti. I miei fratelli e sorelle, che siamo otto, quindi papà ha avuto un coraggio incredibile all'età di 50 anni, con mia mamma piano piano e portare tutta la famiglia, perché il primo è venuto lui qui. È stato per quasi un anno e mezzo da solo, dopo piano piano ha portato la famiglia. E niente, dopo ognuno di noi abbiamo chi è andato a scuola, perché c'erano anche quelli piccoli. Io personalmente ho cominciato a lavorare. Io direi che sono stati i problemi che forse tutti noi emigranti che siamo venuti qua, specialmente quando vieni all'età di 20 anni, è un po' difficile, perché già una vita basilare in Italia, e quindi vieni qua, non parlavo l'inglese, le temperature rigide, tante discriminazioni. E mi ricordo che uscivamo per andare a farci, non so, una birra o un nightclub, difficilmente non ritornavamo a casa senza fare botte, per niente, perché eravamo italiani. Nel 1979 io e i miei due fratelli più giovani, Tony e Paolo, abbiamo comprato il 50% di una concessionaria della Honda Brampton. Well, for me, to get involved in the auto industry, è stata una cosa facilissima, perché da piccolo al paese, se non andavo a scuola come la media, cioè l'università, allora dovevo fare un mestiere. E io sono sempre stato affezionato sulle macchine, quindi da piccolo andavo sempre in officina, quindi per me è stato normale entrare nel settore automobilistico. Fino ad oggi siamo riusciti veramente a costruire un qualcosa di bello per la famiglia. Siamo stati anche fortunati, perché nella vita ci vuole sia lavorare sodo, essere onesti, però ci vuole anche un po' di fortuna, e questo forse ce l'abbiamo avuto anche noi. Siamo presenti veramente nella comunità, e lo faremo fin quando abbiamo la compagnia, lo faremo anche a livello personale. Ma quello che potrei dire è soprattutto che uno deve lavorare, essere onesto, e mettere la compagnia in cui lui sta lavorando prima. E le cose di solito non sono molto migliori dall'altra parte, quindi consistenza, dalle volte bisogna fare tanti sacrifici, ma soprattutto avere un sogno e cercare di lavorare veramente tanto per cercare di ottenere, perché col sogno veramente ci riesce a fare qualcosa. Ma per noi veramente essere riconosciuti di un'organizzazione come la SIB per questo award è un onore, e soprattutto perché siamo orgogliosi di riceverla, perché viene riconosciuti in un ambiente che non è nostro. E essere riconosciuti della comunità italiana per noi veramente è un onore, e soprattutto ringrazio a tutti quelli che ci hanno votato, ai presidenti della SIB e a tutti quelli che sono stati coinvolti nella scelta di questo, perché veramente come famiglia siamo onorati e li ringraziamo tanto.